Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video tutorial. Vediamo come restituire un terreno partendo da un'immagine JPEG importata. La prima cosa da fare è scalare l'immagine e per farlo usiamo un comando che si trova nel menu Disegno 2D. Immagine, calibra immagine per distanze e coordinate. Appena attivato il comando, la prima cosa da fare è selezionare l'immagine e poi andare a definire delle distanze note. Clicchiamo sul primo punto e tracciamo una linea fino al secondo punto e digitiamo il valore reale di questa distanza, che in questo caso è 19,71 metri. Proseguiamo e prendiamo anche un'altra lunghezza e scriviamo 42,93, come riportato sull'immagine. Possiamo andare a tracciare anche altre linee. Maggiori saranno le distanze misurate, migliore sarà la calibrazione dell'immagine. Tasto destro per chiudere il comando e diamo OK nella finestra che appare. Andiamo a misurare una distanza per accertarci che la calibrazione sia avvenuta correttamente. Se vediamo che non siamo stati molto precisi, possiamo rieffettuare la calibrazione seguendo lo stesso procedimento di prima. Cominciamo a restituire il perimetro del terreno. Menu Architettura, Terreno, Crea, Disegna per linee e utilizziamo il sottocomando Rettangolo per definire un primo perimetro iniziale. Il rettangolo lo disegno più grande rispetto al perimetro reale, che poi andremo a modificare. Come valore della quota, per comodità, segno un valore inferiore alla quota minima, che leggo essere 101 metri. Quindi scrivo 100,50 e do OK. Andiamo ora ad aggiungere le curve di livello. Menu Architettura, Terreno, Crea, Aggiungi punto. Selezioniamo il terreno e clicchiamo tasto destro. Come si può notare, sono comparsi altri sottocomandi oltre al comando punto e quindi, grazie a questi, andremo a disegnare le curve. Utilizziamo il sottocomando spline e andiamo a ripassare la prima curva di livello. Più punti andremo a cliccare, più la curva sarà precisa. Durante questa fase ci conviene disattivare gli snap per avere la libertà di cliccare qualsiasi punto senza che il puntatore si ancori a qualche grip. Dopo aver definito tutti i punti, facciamo clic destro e scriviamo il valore della quota di questa curva di livello. Lo possiamo leggere anche dall'immagine. Nel mio caso scrivo quindi 101. Andiamo a ripetere la stessa operazione anche per le quote successive, scrivendo poi 102 e 103. Una volta terminate le curve di livello, confermiamo con tasto destro. Per finire la restituzione del terreno, andrò ad aggiungere i punti di elevazione maggiore del terreno, cioè quelli che stanno sopra la curva di livello di 103 metri. Menu Architettura, Terreno, Crea, Aggiungi punto. Come funziona questo comando? Con un primo clic andiamo a definire il punto che andrà quotato e, nella finestra che appare, andiamo a definire il valore della quota. Non avendo altre indicazioni di quota nella mia immagine, procedo a mettere un valore di poco maggiore a 103. Scrivo 103,50 e proseguo con la definizione di altri punti alla stessa quota. Visto che il comando è ancora attivo, possiamo anche battere dei punti significativi al nostro rilievo.
quindi magari gli spigoli di un fabbricato. Una volta terminati i punti, clicco con il tasto destro per chiudere il comando. L'ultima cosa da fare è ridefinire un perimetro al terreno. Lo seleziono in vista 2D, Pop Menu, Utilità Terreno, Taglia Perimetro. Procedo con la definizione di un nuovo perimetro, agendo sui nodi e sui lati. E qualora ci fossero nodi in eccesso, possiamo anche cancellarli. Una volta terminata questa operazione, clicchiamo su Fine o clicchiamo il tasto destro.